Iniziamo a lavorare su questo studio in mi bemolle maggiore, tonalità non facile per l'intonazione, prestando molta attenzione al controllo con le corde a vuoto. Con le corde a vuoto e anche intervalli favorevoli che si vengono a creare di terza, sesta, quarta. Manteniamo l'arco piuttosto leggero in questo e controllo. La terza. Con la corda a volta e poi la quarta. Può venire in grande aiuto il fatto di mantenere le dita più ferme che si può. Quindi già per esempio nella prima misura questo re lo posso tenere, il mi bemolle. Attenzione, possiamo farla invece in quei più rari casi in cui possiamo anticipare un po' la posizione delle dita, per esempio alla fine della seconda battuta, quando mentre suono il la vuoto posso già premere il sol. Alla fine della quarta battuta, uguale. Affrontando il colpo d'arco détaché, dobbiamo sempre valutare la quantità di arco in funzione della corda sulla quale stiamo suonando. Sulle corde acute useremo praticamente tutta la metà superiore dell'arco, andando gradatamente a diminuire la quantità di arco andando verso le corde gravi, in questo modo. L'archetto deve scorrere come su un binario, non deve avere oscillazioni in questo senso e il punto deve essere ovviamente non vicino al ponticello, neanche sulla tastiera, più o meno in questo punto. Però ripeto, l'importante è che non oscilli in questo senso, deve rimanere molto stabile. Il movimento ovviamente sarà di avambraccio, mantenendo sempre polso e mano molto morbide. Nei passaggi di corda il gomito deve ovviamente seguire la corda sulla quale stiamo suonando. Nel momento in cui però si tratta solo di una nota, questi passaggi di corda è utile poterli fare con la morbidezza del polso, in questo modo. Quando faccio, in questo caso non muovo il gomito, ma piccolo passaggio lo faccio con la morbidezza del polso. Mentre invece quando passo le quattro corde, ovviamente il gomito scenderà gradatamente.
Dopo aver sviluppato tutti questi studi preliminari, trovo molto utile su questo numero 5 del Kreutzer poter applicare un pochettino di varianti di arcate, alcune varianti di arcate, così per esempio come proposto nella revisione di Jan Polski. Quelle che mi sento di consigliare sono assolutamente le legature A6. E a 12 e poi alcune varianti di arcate più brevi, per esempio tre legate e tre sciolte, in maniera da dover ogni volta recuperare l'arco. E poi il contrario, tre sciolte e tre legate. In modo da dover recuperare una volta verso il tallone, una volta verso la punta. Un'altra arcata molto utile trovo che sia questa, due legate e poi quattro note sciolte una volta nella metà superiore e una volta nella metà inferiore, in questo modo. Proviamo ad eseguire lasciando un pochettino di spazio anche al fraseggio. Kreutzer non ha introdotto dinamiche, se non forte all'inizio e poi tutto lo studio è forte. Trovo che si possa un po' assecondare la tessitura aprendo un pochettino le forcelle sulle parti più acute e richiudendole andando sul grave.